Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e azioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Le nostre lamentele sono dopo che un Signore mi ha testa disgrazia. Gliel'hai detto grazie per tutto quello che ti ha dato. Perché io sono nato cieco, qualcuno per esempio, e tu gli hai detto grazie che ti ha fatto intelligente, ti ha dato un dito, ti ha dato qualche. Se ci manca un dente, ce la mettiamo per dente che ci manca. Ce l'ha dato 32, gratis due volte. Noi abbiamo detto grazie. Ci dà tante disgrazie per ora, a parte il fatto che le disgrazie ce le procuriamo da noi, ma l'abbiamo mai ringraziato noi per l'aria che respiriamo? In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti glorifichiamo
perché hai ricolmato dell'amore del tuo Figlio la Santa Vergine Martire Barbara. Arricchita dei doni dello Spirito Santo, la ponesti come sigillo d'amore nella torre della fede. Preso il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parte.